Ebbene sì, cari amici, ma soprattutto cari amiche di Total Photoshop, siamo di nuovo qui a presentarci le nostre fotografie perché ci piace esibire, no, esibire non è il termine giusto, ma ci piace condividere le nostre immagini in una maniera particolarmente emozionante. Le ultime volte ci siamo concentrati sul senso delle presentazioni e sulla tipologia di opzioni per il layout di base, quindi la dimensione e la traccia del bordo, la dimensione dell'immagine e la sua traccia e la possibilità di creare uno sfondo sia dal punto di vista del colore che dal punto di vista della grafica, una cosa che abbiamo visto essere molto molto easy. Andiamo a completare tutto questo andando a capire, per esempio, nella scheda layout che cosa significa questo mostra guide. Le guide ci servono per delimitare delle aree di respiro, di sicurezza, in modo tale da posizionare le nostre foto in maniera assolutamente più, come dire, intelligente possibile. Vedete che se vado a spostare le guide, scusate, viene automaticamente riposizionata la mia immagine con un margine specifico che, tra l'altro, guarda caso, è proprio quello contenuto qui. E quindi fermata all'interno proprio di questo sistema di griglie. Queste griglie possono essere scollegate tra di loro in modo tale da lasciare, per esempio, una spaziatura più ampia nella parte alta o nella parte bassa. Magari vogliamo fare una cosa astrusa come questa, ma solo io faccio queste baccate incredibili. E quindi possiamo decidere ancora meglio come deve essere creato e disposto il nostro materiale fotografico all'interno della nostra presentazione. Io personalmente poche volte mi trovo a variare il posizionamento delle guide una per una. Preferisco mantenere un certo tipo di coerenza sia nella versione ingrandita sia nella versione un pochettino più ridotta. Ecco, diciamo che possa andarci bene il 130. Tra l'altro, come vedete, io posso anche inserire doppio cliccando all'interno del valore il numero esatto di pixel che mi interessano. Sovrapposizioni. Di che cosa parliamo? Parliamo del timbro d'identità e della filigrana. Che cosa sono? Sono cose che approfondiremo anche in altra sede, però molto spesso mi viene chiesto di aggiungere, per esempio, un testo che possa essere posizionato, come dire, il nome dell'autore oppure il nome del fotografo. Il nome dell'evento, per esempio. Allora, se andiamo a cliccare su la voce modifica, andiamo a scegliere, per esempio, un titolo che possa essere, per esempio, Max Photos of the Year. Ma anche no. E qua andiamo a sceglierci ovviamente che cosa? Il tipo di fonte, per il momento lasciamo questo zaffino, lo stile, la dimensione e niente poco di meno che il colore, in modo tale da poter fare qualcosa di coerente dal punto di vista visivo. A questo punto diamo un bel ok, oppure salviamo questo preset come un qualche cosa che possiamo andare a riutilizzare, ma possiamo anche utilizzare come timbro d'identità un'immagine. Io consiglio sempre una PNG, un'immagine formato PNG trasparente, per cui smandrozzate col vostro Photoshop o col vostro Fireworks e vedete che ne tirate fuori una di quelle simpatiche. Se non sono contento, vado di nuovo su modifica, ridimensiono la scritta e ottengo il
valore che è la dimensione che più mi pare e piace. A questo punto posso anche andare a gestirmela a livello proprio di dimensione con il parametro scala, andandomi anche a settare un'opacità che mi serve magari per mantenerla più gradevole, più discreta, o addirittura possiamo effettuare il rendering dietro all'immagine. Questa è una cosa sempre molto simpatica, per cui vedete, io tra l'altro me lo posso posizionare in qualsiasi punto anche manualmente, semplicemente andandoci sopra e trascinandola. Questa è una cosa che ci piace abbastanza. Magari la posiziono qui, voilà, ok, è una cosa abbastanza carina. Ok, stelle di valutazione, beh, in questo caso non le inseriamo perché corrisponderebbe comunque inserire proprio le valutazioni che abbiamo fatto magari in sede di libreria, ma abbiamo anche una voce filigrana. Filigrana, perdonatemi, ma in questo momento la voglio saltare questa cosa perché vorrei parlarne in un'altra maniera, in un altro contesto. Poi abbiamo la possibilità di inserire la sovrapposizione testo, che in questo caso non abbiamo, ma possiamo comunque settare un particolare testo per andare a inserire, per esempio, che ne so, come ci piacciono le foglie in controluce. Ok? E questo testo possiamo inserirlo a qualsiasi punto, magari sotto forma di didascalia, e renderlo ovviamente anche un pochettino più piccolino, semplicemente trascinando le maniglie di ridimensionamento. Vedete com'è tutto molto molto semplice, e andandoci a scegliere ovviamente ancora una volta una tipologia di carattere e uno stile che più troviamo insomma adatto anche dal punto di vista del colore alla nostra composizione. Voilà, ok, diciamo che ci garba questa modalità, e vedete che la nostra presentazione incomincia ad assumere dei dettagli molto molto interessanti. Anche in questo caso abbiamo la possibilità comunque di aggiungere o togliere un'ombra d'appoggio. In questo caso è decisamente configurabile in ogni parte, ma avendo scelto un font molto sottile io la toglierei, ma se vogliamo aggiungere qualche paciugo di qualche genere sorta, possiamo comunque sempre farlo parametrizzando allegramente la dimensione, lo spostamento e anche l'angolo dal quale proiettare la luce che genererà l'ombra sul nostro testo. Dello sfondo abbiamo abbondantemente parlato, e abbiamo poi la possibilità invece di settare, non mi ricordo se questa parte l'avevamo già vista insieme, due momenti di titolazione, uno per la schermata introduttiva, cioè quando proprio inizia la nostra presentazione, e uno per la schermata finale. Queste sono opzionali ovviamente, no? Per cui possiamo, vedete, inserire questo piccolo momento di, come dire, sì, del titolo iniziale anche nella versione titolo finale, un po' come abbiamo visto nel primo tutorial di questa serie, e quindi andarci a personalizzare sia dal punto di vista, come abbiamo fatto prima, il timbro d'identità sia per il titolo iniziale che per quello finale, sia con un testo sia anche con un elemento grafico. Dal punto di vista poi della riproduzione, questa arriva alla parte divertente qui, eh? Abbiamo che cosa? Abbiamo la possibilità di scegliere o meno una colonna sonora, selezionando la musica dal nostro hard disk e adattando anche la durata della presentazione alla musica che abbiamo scelto. Questo è molto interessante, ma attenzione, un'arma a doppio taglio, perché se abbiamo una musica molto lunga e poche fotografie, chiaramente ci sembrerà che le nostre foto siano veramente ferme, statiche. E possiamo scegliere addirittura di
impostare la durata delle diapositive manualmente se non abbiamo fatto l'adatta alla musica, perché se abbiamo fatto questa cosa, la scelta viene fatta automaticamente da Lightroom, e vedete che siamo passati da 4 secondi circa a 9 secondi e 4. Di conseguenza possiamo impostare la durata della presenza della diapositiva e la durata anche della dissolvenza, in modo tale da capire, interpretare e personalizzare la durata del passaggio tra un'immagine e l'altra, anche scegliendo tra l'altro un colore per questa dissolvenza. Vedete, il tutto avviene in maniera molto molto easy. Non ci piace l'ordine dall'inizio alla fine, vogliamo sceglierne uno casuale, vogliamo che sia Lightroom a sceglierlo per noi, allora selezioniamo la voce casuale. Se vogliamo che la nostra presentazione vada assolutamente in loop, selezioniamo nient'altro che la voce ripeti, e questa voce invece prepara anteprima in anticipo, ci serve per rendere tutta la presentazione un po' più veloce dal punto di vista dell'esecuzione, onde evitare che magari la macchina vada un pochettino a scatti. Dal punto di vista prima del messa online, della messa in onda, diciamo, possiamo sempre fare un'anteprima all'interno della nostra schermata di Lightroom, e voilà. E quando siamo pronti per andare in presa diretta, magari per proiettare sul nostro maxi schermo, sul nostro media wall, piuttosto che qualsiasi altra superficie destinata alla proiezione, non facciamo altro che cliccare sul pulsante riproduci e dare il via alla nostra presentazione. E mentre le foto scorrono, il Max, come al solito, vi dà appuntamento al prossimo tutorial.